Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto oggi mi scuso per questa specie di cofana che ho in testa, ma ovviamente voi non fate caso alla mia pettinatura di dubbio gusto, ma ascoltate quello che ho da dire, sicuramente vi interessa di più l'argomento del video, che ovviamente, come avrete già visto dal titolo, è un argomento succoso. Ebbene sì, dopo tanti tentennamenti ho deciso di fare la follia e complice il 30% di sconto che mi è arrivato da Sephora, ho deciso di acquistare la tanto chiacchierata Vice 4. Sarò onesta, ci ho pensato un pochino prima di acquistarla, perché vedendo i vari swatch, le varie foto, non ero straconvinta al 100%, soprattutto per la presenza di alcuni colori che, insomma, penso che sfrutterò poco e lo dico già da ora. Ma considerato il fatto che sono ancora molto arrabbiata con me stessa per non aver preso la Vice 3 l'anno scorso, anzi apro una piccola parentesi e dico che se qualcuna di voi ha magari una Vice 3 di cui si vuole liberare, io la accetto molto volentieri. No, a parte gli scherzi, ragazze, se qualcuna di voi che sta vedendo questo video ha la Vice e la Vice 3 e la vuole vendere, contattatemi perché sono seriamente interessata. Ovviamente a patto che sia in buono stato, questo ci tengo. Comunque, ecco, appunto, memore del fatto che sto ancora piangendo per non aver preso la 3 e complice il 30% da Sephora che mi è arrivato, ho deciso di fare l'acquisto e devo dire che dopo aver visto la palette dal vivo mi sono abbastanza rincuorata perché è molto molto bella. Continuo a pensare che ci siano dei colori che comunque sfrutterò poco perché sono colori che non sono esattamente nelle mie corde, ma d'altro canto questa palette è bellissima, anche già solo per il packaging varrebbe la pena acquistarla, soprattutto se come me siete appassionate di make-up e anche una sorta di collezioniste di make-up, perché parliamoci chiaro, io come tante altre ragazze qua su YouTube posseggo una quantità di trucchi che penso basterebbe per me, per mia figlia, per mia nipote e varie generazioni andando avanti, quindi sicuramente non avevo la necessità di avere questa palette, ma il possederla era assolutamente uno sfizio da collezionista più che altro. Resta comunque il fatto che io amo le palette Urban Decay, amo utilizzarle, mi piacciono anche se come tante di voi le trovo polverose, perché è la realtà, ragazze, le palette Urban Decay sono polverose, non eccessivamente, ma lo sono. Alcuni colori più di altri, ma la resa degli ombretti sull'occhio è bellissima, durano tanto, si sfumano benissimo, quindi comprare una palette Urban Decay è sempre, una garanzia da questo punto di vista. Ora, i colori possono piacere o meno, ma sicuramente se acquistate una palette Urban Decay, sapete che avete in mano un prodotto di alta qualità, un prodotto che sicuramente vi permetterà, un utilizzo, oserei dire professionale. Quindi da questo punto di vista, sono soldi ben spesi. Ma bando alle ciance e passo a mostrarvi la palette. Allora, la palettina io l'ho acquistata come al solito online e vi arriva in questa scatolina che come vedete è in cartone, in cartoncino nero opaco con questo disegno a ragnatela olografico. Come vedete cambia colore a seconda di come viene colpito dalla luce. Dietro abbiamo la figura di tutti i colori che troviamo dentro alla palette e le varie descrizioni, quindi con i vari linci qua sotto e la descrizione della palette. E la palette vera e propria è contenuta a sua volta in questa, mi arriva dentro questa pochette. Bellissima, anche utile da riutilizzare se volete per non lo so, per tenerla in borsetta, per portare la palette stessa. Io ci conserverò sicuramente la palette e non la voglio usare perché mi dispiace davvero, è talmente bella che sciuparla proprio mi dispiace. Quindi vi arriva la pochettina
E poi mi arriva ovviamente la palette che è fatta così. Sarò onesta, me l'aspettavo leggermente più grande come dimensioni, invece vedete, è grande come il palmo di una mano. Io non so per quale motivo me l'aspettavo un pochino più grande, ma il fatto che sia compatta sicuramente è meglio. È leggermente pesante, ma questo è dato anche dal fatto che, come vedete, ha uno specchio enorme qua, e quindi sicuramente questo influisce sul peso. All'interno della palette trovate anche il pennellino doppio, come vedete il mio ancora è incelofanato perché di solito non utilizzo molto questi pennelli doppi, per un utilizzo quotidiano non mi piacciono, li trovo scomodi, ma li trovo utilissimi quando siete fuori casa, dovete fare magari un viaggio e quindi di solito sono solita portarmeli dietro quando mi sposto e lì li trovo comodi perché ovviamente con un pennello ne avete due. Vi mostro la palette che è così, è bellissima ragazze, come vedete è ancora totalmente intonsa e intatta e ho fatto questa scelta appositamente di non swatcharla prima, di non prepararmi gli swatch come faccio di solito quando vi mostro le palettine perché ci tenevo a mostrarvela intatta perché davvero merita. Allora, abbiamo come vedete una varietà di colori estrema, da quelli più neutri che vanno quindi dai vari beigiolini ai marroni a colori più pazzi come questo magari questo viola qua, viola fucsia, questo verde, questo violetto blu che qui in videocamera io vedo più blu, ma in realtà è un pochino più violetto e colori davvero davvero bellissimi, adatti a tutti e che possono quindi accontentare tutti i gusti. Ora vi ho mostrato la palettina così intatta. Ora vado a farvi gli swatch, ve li preparo ben benino e ci vediamo tra poco così ve li mostro. E A eccomi tra di poco. ritorno con i miei begli swatch tutti pronti, pronta per mostrarvi quindi i colori. Non vi ho detto prima che la palette contiene ovviamente vari finish, quindi andiamo dagli opachi ai satinati, ai metallizzati, ai glitterati. La texture degli ombretti è in generale molto bella, soprattutto quella degli ombretti opachi che è molto burrosa e molto ben scrivente. Purtroppo sulla mia carnagione i colori chiari si perdono un pochino, però vi assicuro che sono molto scriventi e molto pigmentati e anche per niente polverosi. Come ogni bellissima e santa palette di Urban Decay, abbiamo anche qua uno se non due ombretti belli glitterati con quei glitter belli belli sostanziosi che poi quando li andate ad applicare vi arrivano fin qua giù, ma Urban Decay è così, se non mette il suo marchio di fabbrica non è Urban Decay, quindi anche in questo caso abbiamo questi due ombretti e poi ve li mostrerò e sicuramente questi due sono i più polverosi. Per il resto non ho notato un'eccessiva polverosità, anzi almeno swatchati così con le dita mi hanno sorpreso. E niente, parto subito col mostrarveli. Li ho swatchati in questa maniera, qua abbiamo la prima fila, la seconda fila, la terza e la quarta. Allora, parto subito con la prima riga non fila e spero che la fotocamera mi farà il favore di mettere a fuoco bene, perché purtroppo io dall'anteprima non riesco mai a rendermi conto se gli swatch sono a fuoco perfettamente, ma me ne rendo conto poi solo dopo quando vado a montare il video e mi arrabbio sempre tantissimo, quindi mi auguro che in questo caso siano a fuoco. Comunque partiamo subito. Allora, la prima riga contiene questo primo colore che si chiama Bones e che, come vedete sulla mia carnagione si perde un pochino, ma sostanzialmente si tratta di un color taupe metallizzato, come vedete molto luminoso, molto bello. Poi il secondo colore che troviamo è Grip. Eccolo qua, che è questa sorta di grigio marroncino leggermente satinato, non proprio matte, ma devo dire che sulla pelle la satinatura non si nota molto. Poi il terzo colore è Dead Beat, che sostanzialmente è un nero glitterato. Io spero che i glitter si riescano a vedere. E comunque molto scrivente sin dalla prima passata, ma sono tutti ben scriventi, devo dire. Poi il colore successivo è Beat Down, che è questo qua, questa sorta di violetto che voi vedete molto più blu, anche in questo caso metallizzato.
Il colore successivo è uno dei miei preferiti, è Pandemonium, che è questo viola, anche in questo caso glitterato, molto molto bello. Vedete? È questo viola borgogna, sì, lo definirei. Poi passiamo alla seconda fila, alla seconda riga, ce la posso fare. E purtroppo qua vi sembrerà che io non abbia swatchato niente, ma in realtà purtroppo qua c'è il colore più chiaro della palette, che è un colore matte, si chiama Framed, ed è appunto un colore carne che sulla mia carnagione purtroppo si perde totalmente. Quindi niente, fidatevi, qua c'è un bellissimo color panna barra rosato, completamente matte e molto bello. Poi il colore successivo è Fastball e questo io lo definirei quasi un duochrome perché visto nella cialda sembra un arancio, mentre poi swatchato, come vedete, tira fuori tantissimi riflessi fucsia e anche in questo caso è un metallizzato. Il colore successivo è 1985, che è questo fucsia violetto, anche in questo caso leggermente satinato, molto bello anche questo. Poi abbiamo Under End, che è questo color borgogna, ramato, anche in questo caso metallizzato, eccolo qua. E infine abbiamo Harlot, che è questo violetto in realtà visto nella cialda, lilla direi, in realtà essendo un colore metallizzato, più che altro di lilla ci sono i riflessi, di base è un grigio direi, un grigio chiaro con parecchio lilla all'interno, anche in questo caso come potete vedere metallizzato. Ok, andiamo avanti. E vi mostro adesso la terza riga, partendo da qua. Abbiamo Discret, anche in questo caso qui nella mia carnagione lo vedete poco, ma si tratta anche qui di un taupe, in questo caso matte. Poi partiamo con i verdi, che sono uno più bello dell'altro. E il primo che vi mostro è Grasshopper, scusate per la pronuncia, ma... Mi perdonerete, e si tratta di questo verde smeraldo glitterato, bellissimo, bellissimo davvero. Poi abbiamo Sea Note ed è questo, sempre questo verde, però leggermente più cupo, più un verde bosco direi, anche in questo caso glitterato. Molto molto bello, però in questo caso, nel caso di questi tre colori, i glitter non sono particolarmente invasivi e l'effetto finale che si ha è più di un ombretto metallizzato più che altro, ecco, più che glitterato, anche se i glitter comunque sono visibili. Poi abbiamo Arctic, che io lo definirei anche in questo caso un misto tra un verde smeraldo e un verde acqua, più forse somigliante a un verde acqua. Pigmentatissimo, bellissimo e metallizzato anche questo, bellissimo davvero. Questi tre colori per gli occhi nocciola sono veramente strepitosi. E poi l'ultimo colore della riga è Robbery e si tratta di questo. Direi un colore difficile da definire. È un colore di base anche qua, un grigio metallizzato con una forte componente violetta, anche in questo caso, come potete vedere. Poi passiamo all'ultima riga e troviamo qua, trovate Bitter, che è in questo caso un marroncino caldo completamente opaco, molto particolare. Poi il colore vicino è Flame, che è un arancio glitterato ed è questo uno dei due che contiene quelle famose breccole, sempre come le chiama Miss Penny, quei famosi glitter molto molto grossolani e questo insieme a quello dopo che è Low. Sono i due ombretti più polverosi, sono entrambi glitterati e hanno appunto, contengono appunto questi glitter molto molto grossi che rendono la texture ruvida e ecco appunto fanno sì che l'ombretto risulti molto polveroso. Lo è un
Oddio, visto nella cialdina, sì, sembra anche in questo caso un grigio con del viola all'interno. Swatchato, sembra avere anche del marrone all'interno. I glitter sono evidenti in questo caso. Poi, un colore che sulla carta mi piaceva molto, swatchato un po' meno, è Crown Bar. Questo qua, che visto nella cialdina sembra un verde con dei riflessi oro, in realtà swatchato è molto bello, ma risulta come un colore di base come se fosse un grigio scuro, leggermente verdastro, e tutti i riflessi sono dati da tantissimi glitter multicolor. Molto bello, ma è diverso da come me lo aspettavo. Comunque, sicuramente anche in questo caso, per fare un bel trucco da sera, è un bellissimo colore. Poi abbiamo l'ultimo colore della palette che è The Let, e anche in questo caso questo marrone borgogna scuro bellissimo, uno dei miei preferiti anche in questo caso. Allora, questi sono tutti i colori. Allora, in conclusione che dire, la palette è ovviamente una palette bellissima, una palette che per chi come me è appassionato di make-up è un pezzo da collezione, un pezzo da avere, quindi sicuramente se anche voi siete appassionate non ve la farete sfuggire. E niente, come vedete appunto il packaging è bellissimo. Il costo della palette è 55 euro sul sito di Sephora. Sul sito di Urban Decay Italia credo ne costi 53, ma adesso non vorrei dire sciocchezze, casomai vi metto un fumetto per conferma. E niente, la prima impressione ovviamente sulla palette è bellissima. Allora, in conclusione che dire, la palette è ovviamente meravigliosa, se come me siete appassionate di make-up, siete delle collezioniste, sicuramente non ve la farete sfuggire, guardate anche solo, io ve la rimostro perché davvero il packaging esterno mi ha rapito, anche solo per questo packaging varrebbe la pena, gli ombretti all'interno sono come vi dicevo prima di qualità, quindi sicuramente fate un investimento sicuramente utile. Quindi non buttate via i vostri soldini. A proposito di soldini, costa questa palette 55 euro sul sito di Sephora. Credo che sul sito di Urban Decay Italia costi un paio di euro in meno, se non sbaglio. Io ho preferito prenderla da Sephora perché appunto ho approfittato del famoso 30% che c'è attivo. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia stato utile, che gli swatch vi siano stati utili. Vi mando un grande bacione e ci vediamo presto. Ciao!